primo giorno di scuola anche a Pannaconi, frazione di Cessaniti nel Vibonese, ma da queste parti in classe non c'è nessuno. Aule vuote, banchi deserti, lavagne immacolate. Il motivo? Il trasferimento nel plesso centrale della seconda media per mancanza di alunni. Un danno last minute per chi invece quella classe era pronto a frequentarla con tanto di libri già acquistati e non sfruttabili nel nuovo corso di studi. C'è un'offesa al popolo, tanti bambini che ormai sono abituati, hanno comprato dei libri, hanno fatto, ormai hanno, il suo paese è questo, quindi spostarsi a un'altra parte è molto, molto difficile. E adesso ci ritroviamo molto probabilmente a fare delle spese in più che non mi sembra corretto nei nostri confronti. Non c'è il pulmino, come facciamo a portare questi bambini a scuola? La prima campanella quest'anno non è ancora suonata per i ragazzi dell'Istituto Professionale di Longobucco. In realtà sono 5 anni che gli studenti dell'IPSIA non riescono ad avere accesso al loro plesso perché la scuola è ancora in fase di ristrutturazione. In questo ultimo lustro gli alunni sono stati ospitati nei locali delle primarie, ma stamattina hanno deciso di dire basta e rimanere fuori dai cancelli. I ragazzi vogliono la loro scuola. Nelle macchine, nei dormi, quindi oggi vogliamo i nostri diritti. Infatti, cioè, come ho già detto, li vogliamo la nostra scuola. È ancora in fase di ristrutturazione, ma hanno parlato di tempi, cioè si sa qualcosa? No, una data ancora non è stata stabilita. L'attesa è finita, in campo finalmente anche la Serie C. E tra anticipi e posticipi, il bottino domenicale delle calabresi è più che soddisfacente. Buona la prima per il Catanzaro di Gaetano Teri. I giallorossi bagnano con un successo l'esordio stagionale battendo al Ceraulo il Potenza.